abbiamo preparato le nostre fragole. Dentro questi tubi utilizzati in cantiere per le fognature abbiamo inserito un materiale drenante, la leca. Sopra a questo materiale drenante siamo andati a riempire i tubi con del semplice terriccio. È andato a concimare con un classico concime utilizzato dai giardinieri per le aiuole, e sopra questo terriccio siamo andati a mettere le piantine di fragole. Dentro al tubo passa l'ala gocciolante dell'irrigazione, messa in alto per avere un'irrigazione ottimale. Come vedete, le nostre piantine di fragole si stanno riprendendo molto bene e presto produceranno i nostri frutti. Postiamoci ora nella sezione esterna dell'orto, dove nello scorso video siamo andati a piantare le patate. Come vedete, cominciano a buttare fuori le nostre piantine. Ehi, ma tu ci segui su Instagram? Se non lo fai ancora, dovresti farlo, visto che quasi tutti i giorni pubblichiamo delle storie in cui vi teniamo aggiornati sul nostro orto e su tantissime altre novità dell'oratorio di Cameri. Bene, ora torniamo all'orto. Allora, passando alla prima vanesa, andiamo un attimo a aggiornarvi sulle nuove crescite e su quello che abbiamo piantato in queste ultime due settimane. Allora, all'inizio troviamo dell'aglio che, come vedete, sta già cominciando a germogliare. Quei pallini blu sono delle concime che andrà poi a sciogliersi insieme nell'acqua. Andando avanti abbiamo piantato le biete, che non sono ancora al momento visibili perché le abbiamo piantate più o meno 3-4 giorni fa. Procedendo in avanti abbiamo dell'insalata che andrà poi tagliata e trapiantata. E infine troviamo qua delle cipolle rosse e chiare. Come vedete, poi, rispetto agli scorsi video, se qualcuno di voi attento l'avrà notato, il tubo dell'irrigazione è diverso, perché inizialmente avevamo messo un'ala gocciolante, quindi un tubo morbido che si andava a gonfiare fuori il lato, che andava a rilasciare quindi delle goccioline d'acqua. Peccato che i nostri amici corvi ce lo vanno a beccare, a bucare. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto comprare il tubo rigido bucato, e questo appunto va a proteggere, diciamo, da tutte le beccate dei corvi e quindi evitare perdite. In questa vanesa abbiamo trapiantato delle piante di zucchine che sono già riprese bene e speriamo in una produzione ottimale. Troviamo qua invece, nell'altra vanesa da fianco, dell'insalata a spaglio. Proseguendo troviamo del pisello nano, che non ha bisogno di impalcature perché non è rampicante, e in fondo alla vanesa dei ravanelli. Procedendo ancora in un'altra vanesa troviamo i fagioli e i fagiolini. E se nella ripresa precedente vi è sorta la domanda di che cosa sono queste due strutture, beh, ve lo spiego subito. Sono due impalcature che servono i pomodori da sostegno per una crescita ottimale. I pomodori non si aggrapperanno da soli, ma saremo noi, dopo più o meno una settimana e mezza, due, che sono nel terreno, andarli a legare appunto a questi pali in bambù. Abbiamo scelto di farli in bambù e non in plastica perché è più ecologico di sicuro, e l'occhio vuole anche la sua parte. Infine vi spiego rapidamente come si costruiscono. Sono molto semplici da riprodurre, infatti sono formati da due canne di bambù incrociate, legate in cima e unite tutte con un palo per renderle maggiormente stabili. Anche questo video è giunto al termine. Io, come al solito, ti chiedo di lasciare like, iscriverti e attivare la campanella per supportarci in tutti i nostri prossimi progetti. Io nel frattempo vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao!